Buck Mulligan showed a shaven cheek over his right shoulder "God isn't he dreadful," he said frankly, "a ponderous saxon. he thinks you're not a gentleman. god these bloody english, bursting with money and indigestion because he comes from oxford." "you know didalus, you have the real oxford manner. he can't make you out. oh my name for you is the best. kinch the knife blade." he shaved warily over his chin Buck Mulligan mostrò una gota rasata al di sopra della spalla destra. Dio, ma quello è tremendo, no? disse con franchezza. Un sassone ponderoso! Non ti considera un gentiluomo? Dio, questi dannati inglesi crepano di quattrini e d'indigestione. Di Perché lui viene da Oxford. Sai, Dedalus, tu hai tutto il tono di Oxford. Non arriva a capirti. Oh, ma il nome che ti ho dato è l'ideale. Kinch, lama di coltello. Si faceva una cauta passata sul mento. Vediamo adesso di ehm, capire, a partire da questa traduzione di De Angelis, cosa ci viene riferito di questo Haynes. Avevamo visto nel precedente video che Steven Daedalus sembrava infastidito dalla presenza di questo terzo ospite della torre. E in effetti anche Buck Mulligan non sembra avere parole dolci per lui. Buck Mulligan mostrò una gota rasata al di sopra della spalla destra. E identica traduzione l'abbiamo anche per Celati, che semplicemente sostituisce gota con guancia. Terrinoni invece col suo volse la guancia rasata alla sua spalla destra sembra evidenziare di più il movimento del collo di Mulligan, il quale si sta ancora rasando, come fin dall'inizio del romanzo, e, come sempre, interrompe la sua operazione di rasatura quando deve esternare qualcuna delle sue sentenze. In questo caso si volge, quindi si gira dallo specchio in cui si stava guardando, verso Daedalus per parlargli, e dice «Dio, ma quello è tremendo, no?» disse con franchezza. «Un sassone ponderoso!» Ecco, avevamo visto fino adesso due irlandesi, dublinesi. Ora abbiamo un sassone. Sappiamo che dopo che i romani lasciarono la Gran Bretagna i britanni che la popolavano erano disgregati in piccole tribù, in contrasto fra loro, ma non solo, anche con le popolazioni germaniche del sud che avevano iniziato a invadere la Gran Bretagna, fra questi sassoni appunto, che ne occupavano la parte meridionale. Ora, nella produzione joisiana, non solo nell'Ulisse, sono continui, onnipresenti questi richiami alla storia di invasioni, colonizzazioni, conquiste, ribellioni che nei secoli hanno formato, ma anche sconvolto, la storia della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Haynes è un inglese, chiamato qui per scherno sassone ponderoso da De Angelis, noioso da Terrinoni. Ed effettivamente è proprio quello il significato del ponderous di Joyce, ovvero una pesantezza di carattere, di maniere, di mentalità. Celati calca ancora di più con pesantissimo sassone. E forse chissà, magari a Joyce sarebbe piaciuta anche quell'attinenza che rimane nello spostamento d'accento, pesantissimo sassone. Vediamo come continua Buck Mulligan. Non ti considera un gentiluomo, quindi l'antipatia è reciproca, Dio, questi dannati inglesi, crepano di quattrini e di indigestione. Allora, crepano oppure eh, scoppiano, come scrivono Celati... E ed è proprio questa forse la parola giusta per bursting ecco sulle profonde rivalità fra Irlanda e Inghilterra a partire fino dalla prima occupazione del 1171 ad opera del re inglese Enrico II ai giorni nostri si potrebbe fare una serie di video a parte per le innumerevoli vicissitudini che, che ne hanno fatto la storia per ora teniamo almeno a mente che dal 1845 l'Irlanda aveva subito una drammatica carestia per via di un parassita che aveva rovinato i raccolti delle patate che erano l'alimento la, fondamentale della, della dieta irlandese. Carestia da cui la popolazione a seguito di anni di denutrizioni, malattie, emigrazioni ne era riuscita praticamente dimezzata. Questo rovinò definitivamente i rapporti con gli inglesi, accusati di non essere intervenuti rimanendo a guardare la sciagura del popolo irlandese. E forse per questo che. In, in queste righe gli inglesi vengono eh, per così dire accusati di scoppiare di soldi e di indigestioni, forse memori degli irlandesi che non molto prima eh, subivano l'indigenza. Molti giovani irlandesi eh, da allora, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, si volsero alla lotta rivoluzionaria contro il Regno Unito. Avevano costituito la Fratellanza Repubblicana Irlandese, no? quella abbreviata con IRB un'organizzazione segreta ebbe un ruolo fondamentale nella, nella storia dell'indipendenza d'Irlanda. Per adesso però ci basti dire che per tanti eventi storici che si erano già succeduti e per tanti altri che ancora devono accadere, ecco, nell'anno di svolgimento del romanzo, il 1904, possiamo dire che è uno di quegli anni forse un po' stagnanti, un po' inconcludenti ai fini della causa indipendentista irlandese. Sembra incagliata. Persa in obiettivi più che altro velleitari, come per esempio la costituzione ex novo dal nulla di un governo irlandese, o, ehm, o come il ritorno alla lingua gaelica. Ecco questo, sicuramente non piaceva molto a Daedalus e di conseguenza a Joyce. Però di tutto questo avremo modo di parlare senza dilungarci troppo adesso. Continuiamo a leggere perché lui viene da Oxford, sai, Daedalus, tu hai tutto il tono di oxford non arriva a capirti ecco continua questa critica alle pesanti maniere da inglese di haynes critica evidentemente legata al rancore verso i colonizzatori inglesi che all'epoca della carestia irlandese già dopo la prima rivoluzione industriale avevano iniziato ad evolversi a emanciparsi da quella vecchia realtà contadina che invece ancora predominava pesantemente in irlanda dove si sgobbava ancora tutti sui campi praticamente ed erano pesanti anche le esazioni che pressavano gli stessi contadini irlandesi. Nella frase successiva, Oh, ma il nome che ti ho dato è l'ideale? Kinch, lama di coltello. Ecco, la prima parte della frase ehm, cronologicamente: le traduzioni eh, si prendono via via delle libertà. Quindi, De Angelis, il nome che ti ho dato è l'ideale. Una traduzione quasi letterale. Poi abbiamo Terrinoni, guarda che bel soprannome ti ho trovato. E poi Celati, io ti ho battezzato bene. La seconda parte della frase, Kinch, lama di coltello, è identica per tutti e tre. Parlando appunto di questo Kinch, già nel secondo video di questa nostra serie ne avevamo sentito parlare. Buck Mulligan aveva pronunciato questo nomignolo. Sembra che eh, realmente venisse affibbiato nella realtà a Joyce in gioventù da Oliver Gogherty, rendendo onomatopeicamente il suono del taglio del coltello. Ora, magari le associazioni sono poco chiare. Forse il carattere, l'atteggiamento, l'acume di Steven doveva essere pungente, tagliente, come quello degli studenti di Oxford, diceva Mulligan poco fa. Può non essere casuale il fatto di pensare alla spada di Re Artù, che era inglese, è vero, però difendeva la patria contro i sassoni. E aveva estratto la propria tagliente spada da una pesante roccia. Anche se qui pare che questa pesante roccia, questo sassone, come ironizzavamo prima, tenga ancora intrappolata in sé ehm, la lama tagliente di quella spada. E ancora con l'immagine di lame si chiude il brano si faceva una cauta passata sul mento. E anche noi possiamo chiudere il video alleggerendoci un po' delle digressioni storiche fatte finora con un argomento più frivolo, più anatomico, se vogliamo. Ecco, chi vorrà potrà indagare su quale sia il punto preciso in cui Malligan sta operando la sua rasatura. Allora, per Terrinoni sta passando il rasoio sotto il mento. Qua gli altri due traduttori sono concordi invece a localizzare la lama sul mento, qui. Eppure Joyce non scrive né under né on, ma utilizza la preposizione over his chin, quindi sopra il suo mento. Che quindi il rasoio di Mulligan sia invece proprio qui, nella delicata incavatura sotto il labbro inferiore,